Ehi, la ciurma, io sono Mazzetes e ben ritrovati qui ancora una volta, ancora su Expeditions Conquistador. Arriveremo all'episodio 100? Mi auguro di no. Anche perché siamo tipo al 75, è tantissimo già. C'è qualcuno di voi che mai è arrivato a sto video? Boh. Allora, noi stiamo cercando qua sta banda di ladruncoli che è detto a sud del villaggio. Ma io non li sto vedendo, sti ladri. Quanto a sud possiamo ancora andare? Un sacco a sud possiamo andare. Sepolcro, voragine, boh. Noi andiamo a sud. Qualcuno incontreremo, no? Penso. Di là non si può passare. Siccome sono quei tizi che corrono, che li vedi che corrono in giro. Vada. Ne ho trovato della medicina che va molto bene. Non si vede proprio nessuno qua. Non pensavo di trovarli proprio con un segnale, con una freccia sulla testa per dire ehi, vieni qua però. Diciamo che non mi sarebbe dispiaciuto. Allora, qua non si va da nessuna parte. Più sud di qua non so se si può. Vada, continuiamo come ieri. Continuiamo sempre a raccogliere 12 di carne. No, più a sud di qua non si va. Facciamo un giro esplorativo, boh. Qua il vulcano l'abbiamo praticamente visto tutto. Non vorrei andare a triggerare queste cose qua perché. Ah, li hai visti? Sono loro, mi sa. Va a finire che sono loro, sì. Quanto ci scommettete? I banditi Maya, eccolo. Durante il viaggio attraverso queste terre vulcaniche, brulle e desolate, incontro un gruppo di nativi. A giudicare dal loro aspetto, appartengono alla cultura Maya, come gli abitanti dei villaggi nei pressi del vulcano Masaya. Fermi la carovana e osservi i nativi avvicinarsi. Sono in sette e hanno l'aspetto di banditi, a giudicare dall'equipaggiamento che hanno con sé. Dagli ornamenti e dagli abiti. Purtroppo sanno che siete qui, quindi evitarli non è una scelta possibile. Devono essere i banditi di cui Tutul Xiu ti ha chiesto di occuparti. Preparati per la battaglia. No, cosa stiamo. Allora. Abbiamo Iruene, Seceverria, Quintero e Lopez. Vadi. E le picchiamo fortissimo sto giro, eh. Forse le avevo già incontrate in passato. Ma me ne ero andato via senza fare nulla. Allora. Sono parecchi, non mi piace. Due, quattro. No, sono sei, dai, alla fine. Trappoliere, trappoliere, trappoliere. Allora, io dove posso posizionarmi? Soltanto qua. No, sono di più. Perché sono 4 qua e 7 sono. Allora, io andrei forse di corsa su quello giù sotto. Perché tanto quelli sopra mi sa che devono fare tutto il giro poi per raggiungermi. Per cui direi, allora, tu vai qua, tu vai qua, tu vai qua, tu vai qua. Tu aspetta, tu sei esploratore? No. No, questa è Irwin, è proprio lui, ok. Tu vai qua. Tu stai qua. È vero che probabilmente ci spareranno da lontano, noi ci proviamo.
Metto un paio di trappole dietro. Sì, dai, tanto abbiamo possibilità di farne, abbiamo sia legno che corda, che tutto, insomma. Allora, io direi che con questo e con quell'altro corriamo fortissimo addosso allo sciamano. E te no, tu quanto corri? Aspetta, tu avanza in qua intanto. A lui riesce anche a colpirlo, quindi buono così. Aia! Allora, il medico arriva là a curarlo? No, per niente. Allora, tu riesci a pigliarlo là? Sì. Ok, e poi corri là. Ah! Ok, hanno avuto la mia stessa idea, mi sa, eh. Copertura parziale. Allora, tu vai qua. Ottimo. E poi qua. Tu riesci a curare almeno lui, sì. Ok, quello è corso fin là per niente, ma va bene. Loro corrono, ma tre dei loro sono già andati, mi sa. Quando, cioè, quando arriveranno loro, gli altri loro compagni saranno già spacciati. Che zoom è bruttissimo. Che mi ha fatto così. Ah, mi piglia da entrambi i lati, eh. Vuoi fregarmi, forse? Facciamo che lo stordisco. Aspetta, lo facciamo che tira giù quello se possibile. Ah, avrei potuto usare il correggio colpo effettivamente, visto che ho il doppio tiro, l'abilità doppio tiro. Oh, medico, vai qua. Ah, ristabilire un attimo lui. Ok, tu riesci a... Sì. A seccarlo, sì, dovrebbe riuscire. Ottimo, anche critico, buono così. No, tu passa là dietro. Tu anche invertiti qua. Ok, vai qua. E vai qua, ottimo. Quell'altro è andato di sicuro. Allora, quello si piglia gli aculei in faccia, benissimo. Ma probabilmente gli altri non ci passeranno sugli altri. No, infatti passano tutti di là, ma va bene, dai. Avrei dovuto pensare che lei faceva poi lo stesso percorso. Vabbè, non è grave, tanto adesso quello è spacciato.
No, lui è quello che ho promosso, per cui gli farei, proverei a fargli fare il doppio tiro. Adesso questo dovrebbe avere 60, sì. Niente. Va bene così, dai. Dai, alzo la difesa di tutti. Ci avrei scommesso. Idem. Aia. Ma dove ormai sono spacciati? Cosa vogliono fare ancora, sti poveracci? Vai. Vai. È lui quello che corre, eh. Tu vai qua. Ciao! Lel. Poveri illusi. Vai, tu che fai meno danno, o che almeno dovrebbe fare meno danno l'esploratore. Ciao! Perfetta. Orgoglioso, invinto morale, 100 di ispirazione. Vabbè. Ti erigi a goderti la vittoria guardando i resti sconfitti dei banditi Mai, mentre i tuoi uomini rovistano tra gli averi dei banditi. Quando pensi di aver preso tutto ciò che vale la pena portarsi via, decidi di proseguire il viaggio, felice della consapevolezza di aver liberato l'area da quelle canaglie buone a nulla. Ok, allora torniamo qua. A Masaya. Ammasaia, ammasaia. Ok. Masaia dei Maya. Tutto a posto? No, allora, c'è il nostro costruisci tutto il mondo che facciamo un... Quanti culei ho bisogno? Ho bisogno di 3 culei, quindi vai su a culei. No, è la stessa che ci fregano. È la stessa che dobbiamo scappare fortissimo, vabbè. Prendo i tank, prendo l'esploratore, prendo Ruiz.
Prendo Trevino. Dov'è che dobbiamo scappare? Qua. Ok, solito schema. Sai perché ci avrei scommesso sui triboli? Proviamo. Lasciamo Echeverria un po' più indietro, eh. Echeverría è perso. Trattenimi abbastanza, almeno Echeverría. Cavolo. E basta. Sono odiosi sti eventi notturni, porca miseria. Ne abbiamo perso un altro. Allora, tu fai difesa perfetta. Tu... Corri quanto puoi. Così almeno lui dovrebbe salvarsi, speriamo. Resiste Echeverría. No, mi ha raggiunto. Barba, è proprio, sono proprio noiosi queste battaglie qua a caso, eh. Questo muore anche. Per forza, c'erano tutti con lui. È andato.
Oh, se si salva l'esploratore sono comunque tranquillo. Allora. Tu corri qua. Tu corri dietro di lui. Tu corri qua. Se riesci. Dov'è il cavolo di posto? Qua, ok. Ci sono dei triboli là, di sicuro. E infatti. Però lui c'è quasi arrivato almeno. Gli altri non dovrebbero riuscire a prendermelo, forse questi due ne seccano, questo probabilmente mi ritorna corpo a corpo su di lui. Aia. Corrono questi, mannaggia loro, eh. Aia. Heroines mi sa che è andata, anche lei. Due già li abbiamo persi. Ok, spacciata. Oh, Heroines, fai una difesa perfetta e mi sa che resti là. Allora, tu. Vai qua se possibile. Ok. E stai fermo là, Isabella. Trattienimeli per piacere. No, questo fa il giro, mannaggia lui, mi arriva addosso? No, ok. Isabella è persa. Dai, verrà un episodio lungo solo per vedere gente che picchia Isabella. Il nostro caporal maggiore, no? Riesce a resistere in questo turno? No, non penso. Invece sì. È sopravvissuta grande Isabella. Allora, lui però lo lasciamo là, tanto ormai è arrivato. E guarda chi ci viene addosso qua. Ah, Isabella è andata. Però potremmo ancora salvarli quei due. Quanto diavolo corrono questi qua con lo scudo?
Ok, quello non è più avvelenato, se non altro. Allora, tu passa da dove è passato l'altro. Riesci? Che sono molto più lenti di quanto possono essere gli altri. Cioè quanto posso essere l'esploratore e anche di quanto sono loro, mi sa che mi prendono. Aia. È andato anche Ortega. Niente, ce l'aveva così fatta. E adesso si salva lui. Ruiz. Mi sa di no. Se me lo accoppano ho vinto. Mi sa che la strategia è di fare il tappo e far correre l'esploratore. Perché più di uno mi sa che non si riesce a salvare. Ok, due li abbiamo salvati. Ottimo, rapidamente conduci le tue truppe. Ok, e non abbiamo perso. Robe, come non è stato trattato? Scusa un attimo, si è ferito adesso. Ma... Tra l'altro l'episodio è venuto lunghissimo. Concludiamolo in fretta con sta... Consegna qua. Per questa battaglia è stupida poi tra l'altro, è proprio stupida. Allora, fai degli aculei, sì, va bene. Allora, tu vai e Velasquez. O Alvarado, no, Alvarado. Che... Ah, tanto ce ne abbiamo tre malati qua, moribondi. E come equipaggiamento dobbiamo togliere l'equipaggiamento Trevino perché... Gli altri l'hanno perso. Chi è che ha perso? 15, no, 20, 20, 28. E qua. Ok. Poi, piuttosto che darglielo qua, mettiamolo qua, scusa. Ok. E dormite. Quanti culi abbiamo adesso? Ok, 3, giusto. Allora, andiamo su dal capovillaggio qua. Ci arriviamo, no? Sì, al piano. Puoi trovare il capotributo Tulxiu allo stesso posto dell'ultima volta, vicino al centro del villaggio. Mi sono occupato dei vostri banditi, capo. Tulxiu alza le sopracciglia con fare ricettivo. Davvero? Mostragli i gioielli che hai preso i banditi. Mostri al capotribù quello che i tuoi uomini hanno sottratto ai banditi. Il capo esamina tutto con grande attenzione. Poi il suo viso si illumina, annuisce colpito. Sì, capisco, grazie, vi aiuteremo.
Tutto il Xiu chiama una ragazza, le parla in una lingua che non capisci, si scambiano alcune parole e quindi lei ti guarda e annuisce. Lei è Itzel, è d'accordo a mostrarvi la strada, le ho dato il permesso di portare anche il suo uomo, Kokom. Grazie e buona fortuna. Ok. Io vi ringrazio, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto, seguirmi anche sul canale Telegram per restare sempre aggiornati e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti!